E ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Modville. Io sono Rodi e nell'ultimo episodio abbiamo finito la nostra area pedonale. Abbiamo ammirato questa marea di auto che viene solo per il parco e gli hotel praticamente. E in più vi ho fatto quel video speciale, il tour della città. Oggi ho qualcosina in programma. Innanzitutto voglio fare un mini aeroporto qua che possa portare le auto all'interno del nostro anello e magari le porta anche qua. Anzi, più che auto, pensavo di fare un aeroporto molto specifico, senza auto in questo caso. Guardate un po'. Volevo usare questo tipo di concorso, o questo, comunque uno di questi qua singoli, diciamo. Vedete che sono molto piccoli. E andare a fare, direttamente usando la metro che hanno integrata, un collegamento al parco. Diretto con la metro. Fine così. E poi magari l'altro lato della metro lo facciamo collegare qua alle navi, nel caso qualcuno voglia usarlo come giro, o se vuole andare a prendere la stazione, usare la stazione, o qualcosa, ne so cosa vogliono fare. Nel dubbio non gli diamo la possibilità. E vediamo se dà la possibilità di collegarsi anche di qua, perché voglio continuare la nostra zona pedonale qua giù, sinceramente. Mi sta piacendo come sta venendo, quindi non mi dispiacerebbe fare un continuo. Insomma, abbiamo un po' di cose da fare. Detto ciò, partiamo con l'aeroporto. Io prima di tutto voglio vedere se abbiamo la possibilità di avere un aeroporto che abbia tre... Non ce n'è uno che abbia 3 metro. Andiamo a vedere con gli hub un attimo. No, questi sono quelli classici, eccetera. Oddio, questi ce l'avrebbero, però... Non so quanto possa valerne la pena, sinceramente. Eh già. Quindi mi sa che a questo punto non conviene. Allora, a questo punto faremo uscire una metro qua, così ci risparmiamo un'uscita, praticamente. Quindi la mettiamo una sorta di così, magari. Così che la metro possa andare qua e possa andare qua giù. Ok, iniziamo. Area dell'aeroporto. Vediamo di farne uno nuovo. Per il momento l'area la facciamo relativamente piccola e poi l'andremo ad aumentare nel caso ce ne sia la necessità. Ecco qua. Quindi andiamo a piazzare quel pezzo di aeroporto. Non so se avrà bisogno... No, dai, non ha strade. Non ha strade che portano lì, come fa a richiedere spazzatura, altre cose, impossibile. Ok, quindi abbiamo detto deve andare lì e deve andare qua giù. Quindi potremmo fare un collegamento così. La giriamo abbastanza che passi direttamente lì e poi faccio una curva. Ok, quindi facciamo così. Ok. Poi andiamo a prendere quello piccolo. Salviamo malapena, ok. Usiamo quello medio. Perfetto. Poi. Andiamo a mettere l'area qua. Non ho capito quale sarebbe il problema. Ah, comunque bisogno di un terminal. E se io ci metto il cargo me lo dà comunque? Sono curioso. Se io andassi a mettere... questo. Ah. Questo comunque va bene, ok, ok, ok. Perfetto, troveremo il posto anche per lui, non è un problema. Allora, stavamo dicendo... Andiamo a fare i nostri collegamenti. Facciamo una bella rotella tutto intorno. Ecco qua. Poi, pista d'atterraggio. Questa è abbastanza lunga. Perfetto.
A me piacerebbe fare due piste, sinceramente. Vediamo un po' come le posso mettere. Il discorso è che devono anche poi girarci intorno le altre, quindi di base di già devo andare ad allargare qua. Ok. Allora, vediamo un po' come metto le due piste. Sicuramente questa sarà al limite. Quindi la posso mettere un po' più indietro. Tipo qua. Ok. Quindi facciamo un 6. Abbiamo detto che serve, sì. 6 e 6. Ok. E poi possiamo mettere un'altra pista. Ah, a 6 di distanza, ok. Ecco qua. Perfetto. Ok, questa però la dobbiamo spostare un po', purtroppo. Allora, riprendiamo. Lo facciamo partire da qua, magari. No, questa è un po' troppo. Una via di mezzo. Ok, quindi in mezzo non ce la posso mettere, ce la metto con questa. Facciamo un 5 così, giusto per avere una guida. Ecco qua. Perfetto. Poi andiamo a mettere queste. Ok. Questo deve essere un 6 però. Ok. Tu sei un 6. Facciamo così. Perfetto. Poi. Andiamo a fare questo collegamento e andiamo a fare questo collegamento. Gli aerei stanno già partendo, rido. So neanche come fanno a partire, visto che non abbiamo collegamenti, ma va bene. Come volete. E poi voglio fare un altro collegamento. Questo va su, questo va giù. Quindi facciamo un questo va dentro, si connette su e si connette giù. Andiamo a mettere quello che ci serviva, il terminal. Ok. E poi andiamo a fare altri due collegamenti. Adesso il terminal poi ce lo spostiamo dove ci serve. Voglio fare un collegamento qui. E così dovremmo andare bene. Ok. Ora dobbiamo dare un collegamento qua. Questo non è un problema. Però dobbiamo girare il terminal, purtroppo. Dobbiamo girare il terminal. Questo vuol dire fare una cosa di questo tipo. Quindi questo vuol dire fare anche
questo. Ok. Tanto è lì solo per bellezza, praticamente. Ora, andiamo a connettere la metro, come avevo intenzione di fare. Quindi, andiamo a mettere una metro. Vediamo un po' come siamo messi. Questa è dritta così. Ok, andiamo a mettere una metro qua. E l'altra la mettiamo qua giù. Intanto possiamo far così però. Però. Ok. Allora, intanto possiamo far così e collegare questo e dargli una stradina per il momento. Quindi tu vai avanti e indietro qui. Sei di colore fucsia. Io ti metterò bianco così ti distingo bene. E il 150 mi va benissimo, dai. Ok. Ora, vediamo un po'. A questo punto questa la faccio diventare una stradina di servizio. Tanto non è collegato a niente, quindi non ci andrà altro. Andiamo a prendere l'industriale. Anzi, andiamo a prendere la rurale addirittura. Facciamo una cosa ancora più scorretta. E andiamo a collegarla giù. Oh. Non lo sapevo che avesse questo tipo di... Oh! Questa cosa è nuova. Aveva soltanto questa qua sotto. Io non l'ho mai visto che aveva questa copertura qua. Ma che bella! Chissà quando l'hanno aggiunta. Io non l'ho mai vista. Ma che bella. Proprio un'ottima aggiunta. Ascolta Topo Gigio, fai così. Allora, perché sennò qua... Lì. A posto. Poi facciamo un angolino così. Nel caso qualcuno deve fare inversione, lo spazio ce l'ha. Andiamo a far così. Oh, abbiamo la nuova università a livello 3. Alleluia. Ok. Abbiamo messo tutto. Ora si spera solo che funzioni come deve. Bene, mentre questo fa quello che deve, abbiamo l'università livello 3, dopo tipo quasi un mese da quando l'ho costruita. Ottimo! Allora, vediamo un po' cosa abbiamo sbloccato. Vediamo, tu ti avevo già sbloccato? Sì, ti ho lì. Ok. Quindi dopo di lui c'è... Questo ce l'abbiamo lì di fianco, ok. Dopo di lui c'è questa stranissima che non abbiamo mai usato. Perfetto. No, però la fontana quella lì ce l'abbiamo. Quindi non abbiamo mai usato quell'edificio anche se lo avevamo fatto una pollata. Interessante. Che questa fontana ce l'avevamo già. Vabbè. Allora, abbiamo la libreria. Abbiamo la biblioteca. Possiamo andare ad utilizzare. Abbiamo il club di arti. Possiamo mettere qua. Abbiamo l'ufficio dove si fanno le feste quando qualcuno si diploma. Lo andiamo a mettere qua. E abbiamo la statua accademica che lo andiamo a mettere qua. Ora, attractiveness ci siamo. Dobbiamo dargli un pochino più di academic works. Quindi diamo un 35
per la musica. Badass. Ok, 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 ok. Qua c'è ancora tanta gente che fa sto giro, ottimo. Bene, possiamo tornare al nostro lavoro. Allora, qua è soddisfatto. Vediamo un po'. Bene, sono già dei pedoni che vogliono fare questo giro. Ottimo così. Intanto che qui continua, allora, quello che possiamo fare noi è innanzitutto allungare qua il brodo, come si dice, perché dobbiamo. Ok. E poi io farei un'intersezione a 4, sinceramente. Vediamo un po'. C'è qualche stile che non abbiamo ancora usato che sarebbe carino. Sarebbe questa che non l'abbiamo ancora usata, però mi ha già dato problemi di traffico in altre città, sinceramente. Quindi io l'eviterei al momento. Allora, il No Weave Cloverleaf l'avevamo già usato. Sì, è qua, ok. Questa non mi pare, però. No, 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 non l'abbiamo mai usata. Non è un obbligo, è usare sempre delle intersezioni diverse. Sono io che lo faccio per dare un po' di unicità all'area, diciamo. Però queste qua di Yumble comunque stanno gestendo un alto volume di traffico, sono contento. Ottimo, ottimo. Ok, andiamo a utilizzare questa allora. No, mi scusi, con quale angolo me lo stai dicendo? Ah, ecco. Vediamo un po', com'è questa? Ah, carina, dai, ci sta. Ci sta assolutamente, ok. Quindi andiamo ad allungare ancora un pochino qua. Giusto in caso. Ok. Poi direi di fare come l'altra volta, di mettere un pedaggio qua. Vai che è 39, vedrai. Non c'è quella gran quantità di auto che fa sto giro, però... comunque noi la possibilità la diamo. Vediamo. Abbiamo avuto ancora 0 passeggeri. Anzi no, 32 ne abbiamo avuti, non 0. Però... vabbè, abbiamo visto che tutti gli aerei sono partiti, quindi funziona come deve. Intanto. Poi... quello che sono curioso è se funziona messo soltanto così, senza il concorso classico. Sono molto curioso di ciò, altrimenti faremo un collegamento semplice a un concorso classico. Togliamo questo e facciamo proprio quello classicissimo nel caso, vediamo. Lasceremo così per un paio di episodi, giusto per curiosità. Comunque dovrebbe poter fare anche questo trasferimento, volendo, se non erro. Altrimenti ci mettiamo un bel blimp che ci va in mezzo e siamo a posto così. Allora, tanto che il collegamento è lì, per il momento non andiamo a collegarlo all'autostrada e andiamo a fare una cosa così. Allora, ok, quindi qua devo aggiungerci un po' di terra io, adesso lo facciamo, andiamo a far così, così. Ok, e adesso che andiamo a rimettere giù questo, dovrebbe avere lo zoning giusto, vediamo. Non lo ha. Ok, quindi dobbiamo andare... sbagliato.
andare un pochino in qua. Ok, adesso dovrebbe funzionare senza problemi. Capisco perché non mi torna mai sul pedonale. Oli. Adesso andiamo. Ok. Poi abbiamo detto questo collegamento qua. Non possiamo farlo, ma... non è un problema. Che noi facciamo così. E poi questo. Andiamo a mettere i nodi spostati. Quindi, network multitool. Andiamo ad aggiungere due nodi. Ne mettiamo uno a destra e uno a sinistra. Uno a destra e uno a sinistra. E poi andiamo a toglierli. Oddio, non dobbiamo neanche farle una a destra e una a sinistra, adesso che mi viene in mente. Possiamo solo far così. Guardate, facciamo una cosa di questo tipo. Facciamo così. Mettiamo gli ultimi piloni qua dietro. Ok. E poi togliamo questi. Boom. E così abbiamo sistemato. Poi abbiamo la stradina, che anche lei è in mezzo ai piloni, quindi mo li spostiamo. Allora, sti piloni dove li andiamo a mettere? Li possiamo mettere benissimo qua, dai. Tanto l'altro era già spostato. Perfetto. Allora, la stradina, questi cosa sono? 60, eh sì. Questo avevamo fatto ogni 30 su. Quindi qua avevamo fatto su, giù, su. Quindi adesso noi andiamo a far così, questo va giù, poi dopo 30 tu vai su e qui che sono altri 30 tu vai giù. Perfetto. Allora, poi area pedonale. Andiamo a prendere... Ok. Quindi questo qua si occupa di tutto, 5-3. E questo invece si occupa di singole, fa 7-5. Interessante. E noi mettiamo questi allora. Noi ne mettiamo uno qua su. E ne andiamo a mettere uno qua giù. Ok. Poi andiamo a spostare le nostre due aree, quindi... facciamo così. E andiamo a spostare anche il wall to wall. Perfetto. In questo modo, andando fin qua giù, poi non avremo problemi di gente che prende quell'intersezione lì per arrivare al parco. Ok. Quindi possiamo andare a piazzare un pochino di questo per levarmi dalle scatole questi subito. Ok, perfetto. Ora andiamo a prendere questo e andiamo a fare così. E andiamo a fare così. Potremmo fare anche un altro pezzo di area pedonale qui. Sarà tutta una gigantesca area pedonale questa. Area pedonale che ci farà consumare una madera di FPS quando ci andiamo vicino. Ma vabbè, fa lo stesso. Quindi, servizi. Dobbiamo mettere un altro ospedale e lo faremo più che volentieri. Poi, crematorio, copriamo bene, perfetto. Vigili del fuego. Ci conviene metterne un altro, va? Pula. Ci conviene metterne un'altra. Mettiamola qua, magari. Scuole. Allora, sicuramente dobbiamo mettere delle elementari qua e delle elementari qua. Superiori. Sicuramente dobbiamo andare a metterne qua e qua.
Ok, l'università ancora aspettiamo. Vedremo dove metterla l'uni. Magari alla fine l'uni la facciamo qua o qua sotto. Adesso vediamo. Possiamo sempre fare anche un'università pedonale. Sono molto curioso di vedere come verrà. Questa sarebbe la nostra terza università, che è abbastanza lontana dal resto. Sì, quindi non si ruberà da sole. Andiamo a far questo. Perfetto. Ok, parchi. Allora, il parco è laggiù. Quindi... Ulala! Non c'è quella gran copertura di parchi qua in mezzo, devo essere abbastanza sincero. Se io mettessi il mio classico dog park, magari lo metto qua in mezzo. Ok. Vediamo un po'. Ok, il mio dog park ha migliorato la situazione, quindi adesso lo metterò un pochino ovunque. Tanto lo sapete che... è una cosa molto utile e io adoro piazzarlo in giro. Cioè, quelle piazze non coprivano abbastanza, eh? È incredibile. Tutte quelle piazzette non coprivano abbastanza. E mo adesso noi lo riempiamo di dog park. Poi ci mettiamo un paio di caroselli. E un castello gonfiabile. Più parchi di così io non so cosa mettere, detto molto sinceramente. Ok. Bene. Allora, come ben sapete, strada principale, noi mettiamo l'alta densità, cosa che non abbiamo fatto qui, effettivamente. Quindi adesso andremo a mettere. Ecco qua, questo ci dovrebbe dare abbastanza abitazioni. Poi magari questo incrocio lo facciamo tutto di negozi. Perché qua abbiamo finito il giro degli hotel, quindi adesso farò altri hotel qua di fianco, ma... Non posso farli gli hotel sia wall to wall e sia... Vediamo un attimo, non credo proprio che si possa fare. Wall to wall e hotel no. Ok, quindi questi qua dovranno essere tutti hotel normali. Quindi, come gestiamo la cosa? La gestiamo che vado direttamente su così. Ok. Però sarà sempre un'area pedonale. Praticamente è un po' Disneyland alla fine questa build, perché abbiamo tutti i lavoratori che... dove lavorano? Non è molto distante dalla realtà come cosa, devo essere sincero. Quindi se noi andiamo a mettere gli hotel, vediamo un po'. Mettiamo queste qua con gli alberelli in mezzo, dai. No. Non facciamo i furbi qua. Quindi vai avanti di 20 e poi mi fai 10, bro. Lì, perfetto. Quindi questi qua abbiamo detto saranno tutti hotel. Ecco qua. Tiriamo un pochino la cosa allora. Facciamo così per il momento.
Guardate quante auto vengono a fare questo giro. Adoro. E il nostro aeroporto, guardate un po', finalmente abbiamo dei passeggeri. Guardate quanti. Ottimo. Dovremmo tirare un pochino sull'attrattività, però magari lo facciamo nel prossimo episodio. Anche perché direi che questo è durato abbastanza. Spero quindi vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo.